di scegliere che cosa fare e cosa no. Per una donna in Italia, avere accesso all'interruzione di gravidanza volontaria è facile oppure no? Non è così facile assolutamente, perché ci sono diversi passaggi per accedere all'interruzione che presentano diversi ostacoli. È più semplice abortire, sì. È più semplice trovare una risposta di morte piuttosto che una risposta di vita. Perché ci sono queste difficoltà? Ci dia dei dati. Attualmente gli ospedali che erogano questo servizio sono il 59,6%, dati del 2021 forniti dal Ministero della Salute. E l'obiezione di coscienza media in Italia si aggira al 63,4%, però teniamo conto che ci sono regioni in cui l'obiezione arriva al 90%. Il problema sono i troppi obiettori presenti negli ospedali. Non è vero, il numero negli anni degli obiettori di coscienza si è ridotto considerevolmente, anche perché i medici in molte situazioni vengono minacciati. Il fatto che ci sia una legge sull'aborto non significa che la donna deve abortire per forza, ma che chi decide di abortire lo faccia senza dover rischiare la vita. Come considera il far ascoltare alla donna il battito cardiaco del feto? Nel momento in cui fai sentire il battito non è qualcosa di crudele. È una possibilità che viene data a questa donna di scuotersi. Non esiste nessun obbligo, per cui la donna può tranquillamente rifiutare di ascoltare questo, perché non serve a niente. Quando sente il Papa definire sicari i medici che praticano l'interruzione di gravidanza, che cosa pensa? Sicari è quello che uccide su una richiesta di altre persone. Purtroppo, se mi ha richiesto, poi mi viene da una ragazza, da una donna che in altre condizioni avrebbe scelto per la vita, invece ecco di aiutarle la donna delle soluzioni diverse. Vorrei ricordare che la legge 194 è stata ottenuta attraverso diversi referendum a cui sono stati chiamati i cittadini italiani, che per la maggior parte sono cattolici, e i cittadini italiani cattolici hanno voluto questa legge. Perché l'interruzione di gravidanza volontaria non è un omicidio? Diciamo che questa parte la lascerei più ai teologi. Noi mettiamo al centro la donna e anche la futura biografia di un bambino, perché non si tratta, dobbiamo anche pensare che non si tratta solo di metterlo al mondo, ma di sapere se c'è pure una famiglia e una società pronta ad accoglierlo.